È di 23 morti e 26 feriti, di cui 13 gravi. Il bilancio dell'incidente è avvenuto a Ecatepec, a nord di Città del Messico, dove un'autocisterna carica di gas liquido si è schiantata contro alcune case ed esplosa. Tra le vittime ci sono anche 10 bambini, mentre l'autista dell'autocisterna, ricoverato in ospedale in gravi condizioni, è in stato di arresto.